E allora, ben trovato e benvenuto ad Alan Friedman, giornalista e scrittore. Ciao Alan. Buongiorno Buongiorno. e grazie. Beh, insomma, i temi sul tavolo sono tanti. Cominciamo da quello che abbiamo inserito anche nel titolo, Alan. Lo scambio a distanza tra Joe Biden e Vladimir Putin sembra quasi una barzelletta. Noi l'abbiamo riassunta così. C'è chi ovviamente sul web ha fatto anche di peggio dal punto di vista, insomma, proprio del senso quasi ironico, amaramente ironico. Però, insomma, si è parlato di Putin che, secondo Biden, è stato definito un assassino. La replica non sta bene, quindi stammi bene, e poi ha anche detto chi lo dice sa di esserlo. Ma al di là delle parole utilizzate, insomma, fa pensare che questa sia una guerra fredda o forse guerra calda, tra virgolette. Alan, il suo punto di vista. Perfetto. Più che cercare un'etichetta, io racconterei i fatti. I fatti sono che Vladimir Putin, nel 2016, secondo 17 agenzie di servizi segreti di intelligence americani, nel 2016, Vladimir Putin, ha ordinato un'ingerenza senza precedente, nelle social media e anche, come sappiamo, nei tentativi di avere rapporti con membri della campagna Trump per aiutare Trump. Questo non è in dubbio, Putin lo nega. Trump lo ha negato e Trump per 4 anni ha difeso Putin. Ora abbiamo un presidente degli Stati Uniti che è meno ossequioso del suo predecessore, non si mette in ginocchio davanti al suo Putin. Biden conosce Putin e Putin conosce Biden, hanno rapporti che risalgono non soltanto all'epoca quando Biden faceva vicepresidente di Barack Obama per 8 anni, ma prima di quello quando Biden per decenni era un senatore che andava a Mosca. Quindi Putin e Biden si conoscono. E quindi se Biden ha detto in un'intervista in televisione che con l'avvelenamento di Navalny e con altri atti lui considera, veramente la domanda in inglese era meno esplicito, era prima George Stephanopoulos ha chiesto: ma lei crede che Putin sia un killer? E Biden ha risposto così: sì, in quel modo. E poi ha detto dopo che avrebbe punito Putin. Guerra fredda? No, un cambiamento della politica americana, ritornare dove era con Obama, con George W. Bush, con Ronald Reagan, con tutti i presidenti americani, in cui l'America non si mette in ginocchio davanti alla Russia, ma dice: non potete venire qui e fare una guerra per social media e per subterfuge. Quindi Biden aggressivo? Certamente sì. Certo, problemi con il rapporto fra America e Russia, sì, ma Biden è talmente statista che lui cercherà anche di collaborare con Putin sul controllo delle armi, sul Covid e sul clima per mostrare che America ha ritrovato il suo leadership. Fa tutto parte di una geopolitica mondiale questa questione, però è coraggioso per un presidente americano di dire, secondo la CIA, sì. Il presidente della Russia è un killer. È senza precedente che uno dice questo. Non è un insulto, è un ritorno a quell'America di prima. E insomma, quindi ci abbiamo messo anche un po' del nostro noi media da un certo punto di vista, perché appunto un conto è dire e rispondere sì a una domanda molto più esplicita, un conto invece è dire e scrivere a livello Non proprio ha di mai detto è un titolazione. assassino. Biden Ok, non ha mai detto, ha detto killer? Sì. ok. Chiaro, chiaro. Poi insomma sappiamo anche un po' come si muove il mercato e il movimento dei media, insomma bisogna attirare i click il più possibile, quindi magari si ingigantiscono determinate espressioni. D'altronde, come abbiamo Però, fatto. scusate, Prego. il senso era quello, e poi la risposta di Putin era non lunga vita, non esattamente così, ma ha detto: mi auguro buona salute al presidente Biden. E poi ha detto: se lui mi chiama un killer, allora
uno chiama l'altro quello che è, ma vabbè, è un momento freudiano per Putin. Esatto, peraltro proprio a ridosso di quello che è ancora in corso, cioè il primo vertice Stati Uniti-Cina, ne abbiamo parlato anche 7 giorni fa, in Alaska, corso in Alaska per la prima volta nell'era Biden, con i due, diciamo, le due delegazioni all'interno delle quali non c'è né Joe Biden né il presidente Xi Jinping, ma insomma pare che ci siano stati già momenti in qualche modo di, chiamiamola, tensione, di freddure, diciamo così, tra le due parti. Questa sera si andrà a concludere l'incontro e quindi si potranno fare anche i primi bilanci, ecco, di questo incontro. Ma fai conto che se President Biden chiama Vladimir Putin un killer, o è d'accordo che è un killer, immaginate che in privato ai cinesi non sono timidi gli americani, Tony Blinken, il segretario di Stato, a dire quello che pensano sul genocidio in corso nell'ovest della Cina con gli Uyghur. Eh sì, assolutamente, assolutamente, siamo assolutamente allineati da questo punto di vista. Per chiudere anche l'argomento Biden, Alan, abbiamo visto insomma come il piano dei 1.900 miliardi di dollari sia diventato legge, e sul quale si è anche espressa la Fed, ma della Fed parliamo tra poco, nel senso che ha dato nuove proiezioni di crescita, nuove proiezioni di inflazioni, inevitabilmente legate anche a questo piano di stimolo fiscale. Agenda Biden, allora, quindi andiamo regia anche con l'ultimo dei titoli che abbiamo a disposizione. Dopo gli stimoli fiscali, ecco qua, perfetto, tocca alle infrastrutture. Eh sì, questo è il prossimo nuovo progetto di Joe Biden, una cosa che lui spera potrebbe avere un appoggio bipartisan, bipartigiano, cioè repubblicani che possono appoggiare l'idea di una massiccia serie di investimenti pubblici per rafforzare l'infrastruttura degli Stati Uniti, che francamente non è in grande condizione, perché tanti dei ponti e delle vecchie autostrade di America sono proprio 40 o 50 anni vecchi, senza grande manutenzione. È un pochettino ricordo dell'Italia. Non è così, però non è neanche positivo. Questo ovviamente creerebbe milioni di nuovi posti di lavoro e aiuterebbe ancora l'economia e le famiglie e i lavoratori, ma i repubblicani forse non vogliono appoggiarlo, quindi può essere che alla fine verrà approvato solo da una maggioranza dei democratici più la vicepresidentessa Kamala Harris, che voterà 51, quindi io credo che sarà difficile, ma un tempo orizzonte 6 mesi, nei prossimi 6 mesi vedremo un movimento con forse 1.000 miliardi di nuovi spesi, investimenti pubblici, come solo l'America può fare, perché quello è forza. C'è addirittura qualcuno che chiede se Biden sta stimolando troppo l'economia e se questo non è un errore. Beh, insomma, anche questo è interessante da questo punto di vista. A proposito della crescita, delle stime di crescita della Fed, la Fed ha rivisto al rialzo il PIL per il 2021 più 6,4%, che poi però praticamente si dimezza negli anni successivi, 2022-2023, si torna in area 3%, questo vuol dire fiammata anche piuttosto imponente per, come impatto iniziale, insomma, del piano fiscale, ma poi si rientrerà, quindi non sono evidentemente stimoli che dureranno nel tempo e manterranno quella più 6-4% anche nel corso degli anni successivi. Torneremo ad allinearci in quelle che erano le misure e le previsioni già pubblicate appunto nei mesi precedenti. Questo ci permette anche un po' di parlare di quello che è accaduto e di come si è espresso Jay Powell alla conferenza stampa post consiglio direttivo. Ha spiegato che il decennale fondamentalmente al momento non è ancora un grosso problema, tollereremo ancora questi valori raggiunti appunto anche nella seduta di ieri. C'è chi scrive, e qui forse torniamo anche un po' al linguaggio dei media, che a volte forse è eccessivo, che i Treasury hanno ricominciato a letteralmente schizzare su livelli record, vedi il decennale degli ultimi 14 mesi e vedi il trentennale degli ultimi del trentennale dal 2019. Il suo giudizio, Alan? Io credo che vedremo ancora di più una tendenza, usi la parola schizzare se vuoi, ma
Già negli ultimi 2 settimane siamo arrivati a 1,4-1,5%, adesso siamo a 1,67-1,7 quasi. Sì. Potremmo arrivare verso 1,8-1,9 tranquillamente, e secondo me la Fed lo lascia accadere, perché tutte le previsioni sono che l'America crescerà quasi 7 se non 8% nel 2021. Cioè Goldman Sachs, ricordiamo che aumentato a 8%. La Fed che dice 6,4, bene, ma questo è già aumentato. Quindi in queste circostanze i Treasury continueranno ad essere forti. Il dollaro contro l'euro dovrebbe ancora rafforzarsi, perché alla fine vediamo che la Lagarde della BCE ha detto attenzione, segni di un po' di fievolezza, un po' di debolezza nella congiuntura della zona euro. Quindi se l'America continua una rapidissima forte crescita, i tassi di interesse sono destinati a un certo punto a crescere, e a Wall Street la scommessa è quando sarà, e Jay Powell, da buon presidente della Banca Centrale, cerca di non dire troppo, tranne andremo avanti con la politica espansionaria per un bel po' di tempo. Questo bel po' di tempo è 12 mesi o 18 mesi, perché la scommessa è che a un certo punto in America i tassi di interesse saranno aumentati. Poi dopo quest'anno straordinario di ripresa forte del 2021, se nel 2022 e 2023 abbiamo crescita di 3%, 3,5%, quello è una forte crescita di trend growth in America, va benissimo, è un soft landing, diciamo. Beh, insomma, ovviamente la situazione è questa, e in qualche modo la Fed, insomma, deve mantenere sempre comunque un certo equilibrio, sia durante la conferenza stampa, quindi quando si tratta di comunicare determinate cose, e sia anche ovviamente a livello proprio formale quando si tratta di mettere nero su bianco attraverso i comunicati stampa. Peraltro anche i dot plots, come si suol dire, sono leggermente aumentati, nel senso che ora sono 4 i membri del FOMC a ritenere possibile un rialzo dei tassi di interesse del 2022, prima era uno solo, siamo comunque davanti a numeri minimi, insomma, e anche da questo punto di vista Powell si è espresso, come a dire, va bene che ci sia qualcuno in più a vedere, insomma, una ripresa più immediata, o meglio meno lontana, ma è sempre utile e interessante confrontarci anche con chi magari non la pensa con la maggioranza, sostanzialmente. Alan, abbiamo ancora 5 minuti, sei pronto per l'argomento che poi è un po' quello più caldo, nel senso che ci riguarda anche più da vicino, e cioè la sospensione di AstraZeneca e la ripresa a partire da oggi per la maggioranza dei paesi. Danimarca e Spagna, ad esempio, si prenderanno qualche giorno in più, evidentemente consapevoli, saranno fatti anche i loro conti, dal momento che in tanti dicono aver aspettato questi 2 giorni comporterà ulteriori ritardi, e diciamo che noi in Europa non è che stiamo procedendo con la spigliatezza degli Stati Uniti, dove, lo ribadiamo, Biden ha detto entro il 4 luglio soldi in tasca e vaccino nel braccio. E allora, che idea ti sei fatto, Alan, su questa sospensione? Sospenderlo è stato un errore, è stato giusto? Qualche problema di comunicazione? Alla fine torniamo spesso anche a questa espressione. Che idea ti sei fatto? Io credo che c'è stato una cautela che non spetta mai dire se la cautela dai tedeschi è stato eccessivo o giusto, ma sicuramente la comunicazione non è stato un granché. L'Europa non ha mostrato veramente una coesione come deve, e AstraZeneca probabilmente avrà subito qualche danno alla sua reputazione, questo episodio avrebbe creato qualche esitanza, avrebbe incoraggiato qualche scettico di avere dubbi sul vaccino, che secondo me è un errore. Alla fine io credo che dobbiamo credere, io ci credo nell'EMA, io ci credo nell'FDA a Washington, io credo che l'AIFA fa le cose bene, e quindi se loro ci dicono che questi vaccini vanno bene e che si tratta di un problema di sangue, di coagulamento, blood clot si dice in inglese, ma uno per ogni milione o due per ogni milione, e in 5 milioni di questi c'erano 10 o 15, non credo che sia
altro che purtroppo una statistica triste, ma non diverso dal resto del mondo, quindi non è il motivo. Sicuramente i benefici di vaccinare 80% della popolazione entro quest'estate in America e entro, spero, questo Natale in Europa, perché l'Europa è, secondo me, 2 o 3 mesi indietro almeno, e questa è una tragedia, ma la buona notizia per l'Europa è che pure qui da aprile e maggio dovrebbero arrivare le dose in numeri più importanti, e quindi è brutto questo, lockdown è brutto, in Francia c'è lockdown, in Italia c'è semi-lockdown, cioè è difficile, ma è necessario, perché finché non siamo vaccinati non ci sarà neanche la capacità di avere una ripresa economica più forte, perché l'Europa cresce quest'anno nella zona euro 3 o 4% e l'America 6 o 7% e la Cina 6 o 7%, perché l'Europa ha un problema di vaccinazione e quindi dura ancora terza onda, speriamo che non ci sia una quarta onda. Questa è la realtà dell'epoca di Covid e economia. Alla fine sono ottimista però, perché Draghi è serio, Biden è serio, alla fine saremo vaccinati, ma è difficile questo, è un momento difficile. D'altronde il ministro della salute in Germania ha detto, il ministro Spahn ha detto, non ci sono abbastanza vaccini in Europa per fermare la terza ondata, lo ha dichiarato intorno alle 10 del mattino di oggi, poco dopo la dichiarazione, quantomeno la nota a firma del presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, la quale ha detto: sono estremamente fiduciosa del fatto che l'obiettivo di vaccinare 7 adulti su 10 in Unione Europea entro la fine dell'estate sarà raggiunto. Dunque in 5 mesi, questa è la previsione, questa è la promessa anche in qualche modo che arriva dalla Commissione dell'Unione Europea, 7 adulti su 10 saranno vaccinati appunto entro la fine dell'estate, quindi nel giro di 5 mesi. Dobbiamo ovviamente credere in queste proiezioni. Alan, tornando alla comunicazione, sia dal punto di vista forse dei vari governi, ma forse anche sia dal punto di vista degli enti che si occupano di verificare appunto l'affidabilità del vaccino. Io mi ponevo anche questa domanda e voglio sapere cosa ne pensi e poi ci salutiamo. Dall'America non sono arrivate mai segnalazioni, diciamo, sospette sul vaccino da parte di Moderna, no? Perché comunque in America si utilizza soprattutto Moderna. Scusa, io rispondo subito, perché credo che quello che io non sono un medico, ma quello che so è che l'incidenza X2 o 3 per milione che abbiamo visto con AstraZeneca, lo stesso EMA ha confermato come gli americani, che lo stesso fenomeno esiste per Moderna e per Pfizer. Solo che a Moderna non ne hanno parlato, no? Negli Stati Uniti non è emerso, non è stato fatto raccontato questi casi in maniera così, no, non dico terroristica, ma in maniera così forte. In Europa invece sì, al punto che i governi hanno detto: ok, fermiamoci, perché forse. Infatti poi le battute principali, e le cedo la parola a Alan, c'è anche chi ha scritto: è come se i capi del mondo dicessero: ehi, ma un attimo, forse la Terra è piatta, assicuriamoci che non lo sia e blocchiamo le tratte oceaniche. Riapriamo i voli. È una provocazione, ovviamente. Angela Merkel ha fatto un giudizio, lei è un scientifico, aveva la paura. Ovviamente non ci sono problemi, perché altrimenti avrebbero bloccato le cose. Io credo che il messaggio è: se volete una ripresa sana, bisogna avere un pianeta sana, che vuol dire vaccinare, vaccinare e vaccinare. Chiaro, ovviamente, ha anche senso dire: signori, parliamo di vite umane, ci sono stati dei decessi, vogliamo essere assolutamente sicuri che questo vaccino sia la soluzione giusta contro il coronavirus, quindi ci prendiamo 24 ore di tempo per fare ulteriori analisi, ma nella consapevolezza che adesso questo vaccino... Adesso l'importante è andare avanti, l'importante è ora avanti, perché i mercati finanziari non andranno avanti se non siamo più sani. Quindi saluta e economia insieme, ok? Assolutamente, grazie. Buon Alan Friedman. Grazie a voi. Buon fine settimana, ovviamente.